Sindaco Casini, come si inserisce Bagnarripoli nel PNRR? Quali progetti ci sono finanziati dall'Europa? Beh, il PNRR è una grandissima occasione per il nostro paese, per l'Italia ovviamente, per l'Europa tutta e anche per gli enti locali. Bisogna dire che una bella quota è destinata ai comuni, alle città metropolitane e alle province. Bagnarripoli sta facendo la sua parte. Siamo stati anche per certi versi avvantaggiati dal fatto che negli anni scorsi, già nel precedente mandato, avevamo iniziato a lavorare su una serie di progetti, pur in assenza di finanziamento, inventandoci anche innovative forme di finanziamento. Penso ad esempio al settore della scuola, dove ad esempio sulla scuola media Redi, ma anche sul polo infanzia che nascerà davanti alla biblioteca, ci eravamo organizzati per forme di finanziamento molto innovative, come ad esempio l'accordo che è quasi un unicum, soltanto Bagnarripoli, la città metropolitana e Scandicci, tanto per fare un esempio, nell'area fiorentina, sono riusciti ad accedere a questo tipo di finanziamento. Era nata la copertura attraverso un accordo con Cassa Depositi e Prestiti, con la quale stiamo anche organizzando peraltro la fase progettuale. E lo stesso è valso anche per il polo infanzia, dove il sistema di finanziamento era un sistema attraverso un project financing e quindi anche lì avevamo la disponibilità già in questa fase di un progetto molto avanzato. Quindi i progetti c'erano già? Esattamente. Il resto lo stiamo facendo attraverso un grande sforzo da parte degli uffici in termini di progettualità. Penso al lavoro incredibile, ma anche direi non solo tecnico, ma anche politico, fatto per ad esempio il parco di Sorgane, un progetto di generazione urbana che molti si ricorderanno circa un mese e mezzo, e molti è stato detto di non correre, di non accelerare, invece è stato determinante perché aver prodotto il progetto in un mese e mezzo ci ha permesso di ottenere finanziamenti, idem per il sistema di piste ciclabili. Quindi che è l'altro filone importante. Ci sono solo i soldi del PNRR, ma anche di altri bandi pubblici? Beh, del governo. Diciamo, dobbiamo appunto, gli occhi sono molto incentrati sul PNRR perché è una grande sfida, una grande opportunità. Entro il 2026 vanno spesi, ci sono diversi milioni di euro su settori innovativi e noi già coltivavamo, dalle energie rinnovabili alle mobilità sostenibili all'edilizia scolastica. E devo dire, però non sono gli unici, abbiamo colto anche le altre opportunità, i bandi di rigenerazione del Ministero e anche le opportunità aperte attraverso la Regione e attraverso la città metropolitana di Firenze. Tra questi è corretto, mi sembra anche doveroso citare due progetti importanti, il primo ovviamente in termini anche come entità finanziaria, il progetto per Mondeggi, 52 milioni di euro, che al di là delle discussioni, i ritardi, no, il progetto sta andando avanti anche bene, deve essere condiviso, siamo ancora alle fasi naturalmente embrionali perché è un progetto molto complesso. Poi il progetto del Jumbo Bus, del BRT, che è altrettanto importante. Ci sono progetti in coabitazione con altri comuni, tipo il BRT o la tranvia. Il BRT è un progetto della città metropolitana, che seguo anche personalmente in modo diretto in quanto consigliere delegato alla mobilità. Diciamo il BRT e il bus del Rapid Transit che dovrebbe ne collegare Greve alla stazione di Rovezzana. Non si sa? No, quando perché non si sa. Da un po' lo di stiamo, tempo. No, stiamo organizzando un lavoro di complesso, entra nei piani progettuali alla fine del 2019 in città metropolitana e poi con lo stop della pandemia, ma prende quota nel modo più assoluto adesso, dopo con il PNRR, ma anche con i bandi del MIMS, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che finanzia questo tipo di interventi, che è un progetto, se vogliamo, anche semplice. Qualcuno si trova spaventato, pensa sia una sorta di tranvia e passerà per la via Chiantigiana, magari per Grassano o per Pontema. Non è così, sono un sistema di mobilità su bus elettrici o anche idrogeno, perché c'è anche questa ulteriore opportunità che stiamo esplorando come città metropolitana di Firenze insieme alla Regione e che troviamo in quasi tutte le città europee. Hai fatto riferimento ai tempi. Ecco, il problema dei tempi c'è, nel senso i progetti ci sono, i soldi ci sono, ma i tempi verranno rispettati, perché tutte le volte si va sulle opere pubbliche
qui sappiamo bene la variante alla Chiantigiana come su questo, sta andando. Ecco, questo i tempi, noi 2026. Ci sentiamo di dire che la fase progettuale è assolutamente in grado di essere pronta. I nostri progetti sono tutti in stato ormai di progettazione esecutiva o comunque molto avanzato, per cui da un punto di vista progettuale ci riusciamo. È chiaro che chiediamo anche come comuni, sia ANCI, ALI, stanno chiedendo ormai da diverso tempo che ci sia una maggior semplificazione delle procedure. Se restiamo nell'ambito delle procedure ordinarie, temo che potremo anche non riuscire, non tanto a Bagnaripoli, sto parlando del sistema Italia, a cogliere appieno l'opportunità di PNRR. L'altra grande sfida, oltre all'inflazione, purtroppo sappiamo essere il problema del momento, il principale problema del momento, e che rischia anche di ridurre e contrarre il potenziale del PNRR, perché un po' meno. Chiaramente i soldi valgano un po' meno. L'aumento quindi dei prezzi delle materie prime. Beh, su questo c'è stato dei passaggi normativi importanti che garantiscono quindi anche una rivisitazione dei prezzi agli attuali livello di inflazione, e questo diciamo potrei dire che è superato. Diciamo il problema è che se prima con 1 milione di euro riuscivamo a fare una bella pista ciclabile, adesso ci vuole 1,5 milioni, 1,6 milioni. Ma al netto di questo, la grande, forse più grande sfida che, su cui temo anche un po' di rischi, è che dei rischi ci siano, è sicuramente vediamo se anche il sistema delle imprese reggerà questa sfida. Mi spiego meglio, le imprese sono pronte sicuramente, però ecco, voglio sperare che non ci sia la classica ancetta di qualche impresa a prendere numerosi lavori e poi non essere in grado di portarli avanti. Questo creerebbe davvero molte complessità, e ci saranno poi tutte le imprese disponibili a fare lavori in tempi rapidi, con velocità, avranno le manovalanze, le risorse, le possibilità, i mezzi per portare avanti tutte queste opere. Questa è la grande sfida del PNRR, bisogna dirlo, non è semplice spendere tutti gli oltre 200 miliardi di euro che ci sono all'interno del sistema paese grazie al PNRR in così poco tempo. Senti, il problema energetico che si è aggravato proprio in questi ultimi giorni dovrebbe rientrare nel PNRR, perché la progettazione è scaduta entro marzo, i progetti PNRR dovevano essere presentati, ma forse sarebbe opportuna una revisione. Certo, io sono molto d'accordo, una tranche di progetti è ormai scaduta. Speravamo di portarne avanti anche di ulteriori, penso alla rigenerazione dell'area a Grassina per la realizzazione dei parcheggi e non solo, probabilmente dovremo trovare altre opzioni di finanziamento. Ma è chiaro che il PNRR adesso nella sua seconda tranche di finanziamenti, perché non si è esaurita, e anche il lavoro dei ministeri, i finanziamenti arriveranno dal governo attraverso canali anche differenti, si stanno inevitabilmente spostando, ed è giusto sia così, sulla mobilità, e anche lì ci faremo trovare pronti, non solo con piste ciclabili ma anche con altre iniziative, sempre insieme alla città metropolitana e alla regione, ma anche e soprattutto sulle energie rinnovabili. Anche qui Bagnaripoli si sta facendo trovare pronta, perché ormai da un pezzo stiamo lavorando a una serie di progetti, stiamo lavorando in accordo con Enel, che sta seguendo questo tipo di intervento e di progettualità, per la realizzazione soprattutto in parte in project financing, in parte attraverso i nuovi investimenti che faremo. Citavo prima appunto la scuola media ready e il nuovo polo infanzia, che saranno già praticamente autosufficienti, in grado di produrre energie da rinnovabili, nel caso specifico dal fotovoltaico, ma il resto attraverso un sistema di project financing, la realizzazione di coperture, tetti fotovoltaici, proprio per creare una grande comunità energetica anche con la ASL e con l'ospedale Santa Maria Annunziata, in grado di interscambiare, produrre energia, utilizzarla per i fabbisogni giornalieri, ma nella fase di accumulo destinarla anche a seconda delle esigenze a chi avrà più necessità in quel momento. Giusto per fare un esempio, pensiamo a quanta energia solare può produrre una scuola nel periodo estivo, che sappiamo essere chiusa, e quanta energia invece può consumare una struttura come l'ospedale d'estate, con i condizionatori a tutti i piani e le necessità ovviamente ordinarie delle sale operatorie e quant'altro c'è in un ospedale. Beh, la scuola potrà produrla e fornire di energia all'ospedale, quindi
riducendo ovviamente i costi, ma soprattutto riducendo il fabbisogno di energia più classica prodotta non dal sistema rinnovabile. Nell'ipotesi della copertura della galleria autostradale dell'Antella, questa è un'ipotesi verde, c'è dal 2015 tutto... che c'erano i lati, no? Ai lati ci doveva essere, poi era sparito. Sì, sì, sparì perché ci ricordiamo a alimentare la galleria. Esatto, esatto. Esatto. È possibile fare tutto? No, no, è già stata presa in esame perché naturalmente dopo le necessità ulteriori, non dimentichiamoci che dopo, nel 2015 c'era, fu presentato l'ipotesi della galleria in una riunione al CRC Antella nel 2016, dove fu chiesto dalla cittadinanza di tenerla più verde possibile. Ricucire le due parti. Ricucire le due parti, certo, attraverso un sistema verde. Se si fa una piazzolona, no, non di è il caso, non è il caso, perché avrebbe comunque anche un impatto paesaggistico e visivo dall'alto che vorremmo evitare, soprattutto dalla collina di Belmonte, da Montisoni vorremmo evitare. Ma questo non preclude il fatto che si possa realizzare degli impianti per il fabbisogno magari di illuminazione per la via Romanelli, per la via Spartola Lavagnini, per le vie attorno e per lo stesso piccolo parcheggio. E sulla mobilità che cosa c'è nel PNRR? Beh, oltre al già citato BRT, Jumbo Bus, ovviamente la tranvia, che rientra anche quella nel filone dei finanziamenti PNRR, le novità importanti sono la realizzazione dei percorsi ciclabili dall'Antella fino a Bagnarripoli, unendo anche ovviamente Grassina, Ponta Ema, Ponta Niccheri, e la realizzazione di una pista ciclabile tra Firenze, Nave a Rovezzano fino a Rosano, con una connessione che da Candeli condurrà poi lungo la SP34 fino alla rotatoria del Padule e dunque fino alla futura capolinea della tranvia, fino a Viola Park e fino poi, con le piste ciclabili realizzate insieme alla tranvia, fino ovviamente al Viale Europa. Questo, la mobilità ciclabile è sicuramente il tema forte e vorremmo realizzare anche in tempi molto brevi, nel giro di 2 anni, portarla a compimento. E cos'altro c'è nel PNRR che può interessare le frazioni? Beh, ci sono tutti i progetti di rigenerazione, prima dicevo del parco urbano di Sorgane, stiamo lavorando per la riqualificazione del patrimonio comunale, ad esempio l'ospedale del Bigallo, stiamo concludendo il progetto, appena ci sarà la possibilità di presentare un ulteriore step di finanziamenti per immobili di carattere storico culturale, inseriremo sicuramente il Bigallo e la Fonte della Fata Morgana, che già ha ottenuto dei suoi finanziamenti. Non dimentichiamoci, ci sono comunque le risorse già stanziate per realizzare importanti progetti a cui noi teniamo moltissimo, vedremo se saranno chiusi gli accordi anche con Casa del Popolo di Grassina per realizzare ad esempio un parcheggio nell'area di Grassina in grado di concludere in modo molto sostenibile, molto verde tutti i progetti che legano la parte di Abichila, la parte di A 4 Agosto, la zona della Casa del Popolo di Grassina con il centro, la piazza Umberto I, e poi anche una riqualificazione importante per altre frazioni come ad esempio d'Antella, dove ci sarà una riqualificazione del lungo Isone e via dell'Antella, l'area oggi destinata per lo più al mercato, dove c'è il fontanello per capirsi, fino ad arrivare alla piazza con un importante progetto di riqualificazione molto sostenibile, molto bello. Si chiude Piazza Peruzzi al traffico? No, ancora non siamo in grado di poter fare un progetto di questo tipo, ma è tutto un progetto di rigenerazione che permetterà veramente per Antella di avere sicuramente un ingresso e quindi di avere una sorta di biglietto da visita, di ingresso, di bella entrata, di viale di entrata assolutamente differente, molto più bello e qualificante.